Consigliere Mariani, all'interno della commissione d'inchiesta anti-Covid, lei avrà un compito. Quale esattamente? Faccio parte del trio, diciamo, della presidenza, presidente, vicepresidente e segretario che sarei io. È una commissione molto importante, delicata. Se la cosa sarà affrontata in modo professionale, in modo medico, potrà risultare un bellissimo lavoro, utile anche per il futuro di indagine, di statistica, anche di ricerca futura. Speriamo che non venga interpretato come un qualcosa a livello di scontro politico, non avrebbe senso, non avrebbe nessun significato e non porterebbe a nessun risultato concreto. Io spero e penso che la prima strada sarà quella seguita da tutti e vediamo di fare un buon lavoro. Ecco, quindi lei dice che questa commissione potrà anche essere dal punto di vista scientifico un'occasione per fare degli approfondimenti? Ma sicuramente, ci sono delle statistiche ben precise, bisogna sempre imparare, studiare, capire cosa è successo e nella speranza che una tragedia del genere, non solo nella nostra regione, ovviamente dappertutto, non capiti più, ma la storia della medicina ci dice che queste cose, insomma, ciclicamente si ripresentano, ecco che c'è anche da imparare e da strutturarsi in modo che questi terremoti colpiscano il futuro il meno possibile. Ecco, questo virus è stato detto un po' da tutti, è un po' sconosciuto, non si comporta neanche come gli altri. Ecco, se lei dovesse dare un parere tecnico anche da medico, qual è l'aspetto forse ancora sinora un po' trascurato da approfondire? Ma mi sembra che a livello ospedaliero, a livello delle nostre terapie intensive e rianimazioni, siano stati fatti grossi progressi, anche perché all'inizio purtroppo i pazienti morivano e tante volte non si capiva il perché. Adesso direi che da un punto di vista clinico, medico, siamo decisamente meglio strutturati, meglio organizzati, i posti di terapia intensiva sono stati più che raddoppiati, adesso dobbiamo sperare che nella cosiddetta ondata invernale, che parliamoci chiaro, c'è tutti gli anni, non è che sia una novità, l'ondata ci sarà sicuramente, dobbiamo sperare che sia un'ondata tra virgolette influenzale come gli altri anni e che non si ripresentino casi disperati come purtroppo è successo nei mesi scorsi.